Pietro, ci siamo il 24 gennaio, riparte il progetto 10 Lode. Sì, ripartiamo con grande entusiasmo e sulla scorta di quello che è stata l'esperienza dell'anno scorso, quindi andremo a replicare il format, quindi lezione in DAD in teoria e lezioni in presenza per la parte pratica. E anche quest'anno abbracciamo tutte le aree di competenza ed è aperto a tutti coloro che si vogliono avvicinare alla compassione, appunto, alla professione dell'allenatore, quantomeno da un punto di vista amatoriale, e diamo così un'infarinatura di carattere generale, ripeto, su tutte le aree di competenza, quindi non solo tecnico e tattico calcistica, ma ci sarà anche la preparazione atletica, l'area psicologica, l'area medicale, la comunicazione, lo scouting, quindi riuscire a dare, ripeto, una formazione a 360 gradi per non lasciare nulla all'improvvisazione, perché chi si approccia soprattutto al settore giovanile deve avere un'ampia conoscenza. Sappiamo quanto sia delicato, ripeto, avere a che fare con i ragazzini, con i bambini in fasce d'età che vanno dai 7 ai più grandi celi, 17-18 anni, e l'approccio non può essere improvvisato, nulla può essere lasciato all'improvvisazione, ma ci vuole una formazione, una preparazione per poter svolgere in un settore giovanile la professione da allenatore. L'anno scorso ci sono stati ospiti importanti, verranno replicati anche quest'anno. Sì, ancora non sappiamo chi parteciperà, però l'anno scorso ci sono stati ospiti illustri, da Roberto De Zerbi a Roberto Marta, capo scouting dell'Atalanta, Gian Piero Piovani per il calcio femminile, abbiamo avuto lo Cicero come rappresentante degli arbitri, presidente dell'AIA Brescia e nonché arbitro di Serie A. Quindi abbiamo avuto diversi incontri e tutti hanno portato la loro esperienza ed è stato altamente formativo e costruttivo.